Abbiamo fatto una buona partita, molto attenta, ordinati, abbiamo giocato molto per come l'avevamo anche preparata, commettendo anche degli errori, potevamo sfruttare delle occasioni meglio per poterla anche chiudere, non ci siamo riusciti, il secondo tempo abbiamo sofferto un po' sotto aspetto, anche siamo calati un pochino anche perché ci sono giocatori che sono arrivati pochissimi giorni fa e non sono ancora in condizione, però nel contesto dire che i ragazzi hanno fatto una prestazione giusta sotto l'aspetto caratteriale, tattico e a tratti anche tecnico. Peccato per il pareggio, la potevamo portare a casa, però dobbiamo anche sapere che affrontavamo una squadra importante che sicuramente è partita prima di noi, ha avuto continuità di allenamenti, cosa che poi è mancata a noi. Sono contentissimo per il gol dopo aver fatto la preparazione per conto mio, e non era facile giocare così dall'inizio e mi sono quasi stupito di me stesso, e ovviamente alla fine speravamo tutti nella vittoria, però non è facile, cioè ci sono ragazzi che sono arrivati da 2 giorni, chi da 1 settimana, chi da 10, e non ci conosciamo ancora bene e tanti non hanno fatto la preparazione, quindi non è facile, ce l'abbiamo messa tutta e ci dispiace per questi 3 punti non portati a casa. Però credo che la valutazione complessiva debba essere molto positiva, perché come hai sottolineato, nonostante queste difficoltà e soprattutto il doversi conoscere, avete disputato un ottimo primo tempo e nel secondo diciamo anche che Latina dopo l'espulsione si è chiuso. Sì, devo dire che abbiamo fatto bene sul piano dell'atteggiamento sicuramente, poi non ci è venuto tutto quello che ci chiede il mister, ovviamente, anche perché con tutte le problematiche che ho detto non è facile, e sì, magari dopo l'espulsione potevamo fare qualcosa in più, avere un po' più di coraggio e potevamo magari creare qualche pericolo in più che non ci siamo riusciti.